signori, Roman Couprin sul 3,50 di Valeri come dimostrazione possa fare un 3,50. Il senso, quindi purtroppo non l'ho ripreso, non avete visto chiudere i doppi a 3,50. Couprin su un 3,50, spettacolare. Diamo un po' di dati tecnici. Questo 3,50 Yamaha Warrior nella realtà pesa di più del 4,50 di Romana e ha una potenza notevolmente inferiore. In più ricordiamo che Roman non si trova con il gas, perché è un comando del gas completamente diverso rispetto a quello che usa lui, ma in ogni caso adesso lo vedremo affrontare. Sta girando al contrario. Si è fermato, riconsegna la moto a Valeri e adesso il buon Daniele Valeri ha un'idea di cosa possa fare Roman Couprin sulla sua moto. Adesso andiamo a sentire dal viso di Daniele. Daniele, com'è la situazione qui? Com'è vedere Roman che sfrutta il mezzo? Com'è? Raccontaci, cosa hai pensato? Ce n'era ancora rispetto all'utilizzo normale. Ricordiamo, signori, comunque, che il buon Daniele Valere, nonostante il fatto che abbia dominato la Q3 dell'italiano, si è fatta tutta la stagione con il mono di serie. E guardate che affrontare un campionato italiano col mono di serie non è assolutamente uno scherzo, e adesso ha avuto la sicurezza di vedere che cosa possa fare la sua moto al limite. E siamo sicuri con Roman Couprin che questo fosse veramente il limite della tua moto, Daniele. Di più sicuramente non poteva andare. Dove hai visto le differenze più grandi rispetto alla tua guida? In curva e in disastro. Spettacolare cosa entra a cannone, gira diamante, in un attimo le gira dall'altra parte. Ci tenterai anche te? Prepariamo i cerotti. Grande Daniele, comunque i nostri complimenti, perché ti abbiamo visto andare veramente bene e provare questa nuova traiettoria del diamante e questo girare stretto proposto da Roman per variare le traiettorie. Ecco, i piloti sono richiamati. Franco, il loro schiavista, li richiama per Diana. Grande Franco, signori, la parola ai ragazzini a gas. Ed ecco Roman che rientra. Oh, Peppa, ha preso un altro mezzo, pericolosissimo Roman. Adesso se entra col 2,50 fa su un disaster. No, è sempre 3,50, adesso riprenderà il suo 4,50. Signori, davvero, ragazzi, è quasi notte, i ragazzi devono ancora continuare a girare. Grande, grande corso, grande occasione per crescere. Davvero, da questi punti di vista, recetto, lunedì 21.